Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, sono tornata a fare video dopo che torno dalle serate con le mie amiche, quindi tipo sono le 3 di notte, però è uguale, siccome mi è venuto in mente di fare questo video, lo voglio fare, quindi siamo tornati in bagno momentaneamente, quindi siamo tornati alla vecchia location e siccome mi è venuto in mente di fare questo video, perché altrimenti poi me lo dimentico sempre, allora lo faccio adesso. Allora, che cosa vi parlo, di cosa vi parlo in questo video? Come avrete visto dal titolo, vi parlo della famosissima palette Naked della Urban Decay, che è questa qua. Questa palette qua che avete già visto milioni di volte. Però vi voglio dire la mia perché. Perché io sono sempre stata una di quelle ragazze che vedendo la Naked nei video ha sempre detto: ma io sinceramente non ci vedo nulla di bello. Sinceramente io non ce li spenderei quei soldi. Non la vedo niente di eccezionale perché dicono che è così bella, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, non mi è mai interessata moltissimo. Cosa è successo però? È successo che sono stata con Roby Berta, quindi con Roberta, ad un evento a Milano e lei alla Sephora ha detto che, presa dallo Skinny Bizzo, comunque ha comprato la Naked alla stazione. E l'ho guardata con lei quando eravamo sul treno. Ho trovato davvero dei bei colori all'interno della Naked, cosa che non avevo mai visto per bene, diciamo, nei video, anche se non mi c'ero, devo essere sincera, non è che mi c'ero poi soffermata più di tanto. E ho trovato davvero dei bei colori. Ha all'interno un pennellino e ha all'interno sempre un altro Urban Decay in versione mini, che io adesso qui non ho perché ho lasciato a mamma, comunque è un Urban Decay piccolino così, che però contiene comunque abbastanza prodotto. Allora, vi voglio parlare di questa perché io ho cambiato totalmente idea da quando l'ho acquistata. L'ho acquistata circa un mese fa, un mese e mezzo fa, da Sephora, con lo sconto del 10% perché avevo con la Sephora Card, lo sapete, quando raggiungete 150 punti vi fanno lo sconto del 10% sulla spesa successiva, se volete. E allora io l'ho utilizzato e ho comprato anche questa. Allora, la Naked è composta in questa maniera, ha il vellutino sopra, lo sapete oramai. E ha all'interno lo specchio, ciao ragazze, e ha tutti questi colori con qua il pennellino che attualmente non ho, però è un pennellino assolutamente ottimo. Non lo trovo eccezionale per la stesura degli ombretti, perché? Perché ha le setole tutte della stessa lunghezza e quindi secondo me è ottimo per il correttore, per gli ombretti non mi ci trovo benissimo. Comunque poi vi metto una foto del pennellino. Però è un pennellino di tutto rispetto, lo utilizzo moltissimo, quindi è un gran pennello veramente. Senza parlare poi dell'Urban Decay, che sapete che è il mio primer preferito momentaneamente. Ancora non ho trovato un valido sostituto, anche se sto provando il primer della ELF che mi avevate consigliato voi e trovo che sia davvero un buon primer anche questo, però non lo so, rimango comunque innamorata del primer della Urban Decay, non so come mai. Però comunque poi se ne parlerà poi dei primer. Comunque. Vi faccio vedere i colori. Allora, inizio da di qua. No, da di qua. Allora, vedete? Questi qua sono i colori. La palette è composta da ombretti matte, satinati e shimmer. Ad esempio, questi qua, come vedete, sono shimmer. Questi sono satinati, invece. Sono veramente dei colori meravigliosi, ragazze. Veramente, non ho mai avuto modo di vederli bene, purtroppo. Come vedete questo qua invece è totalmente matte, questo è totalmente matte, questo qui è satinato. Eccoli qua, questi sono proprio i colori reali. La cosa molto carina è che hanno tutti un nome, ve l'ho fatto vedere al contrario, però hanno tutti un nome. Ecco qua. Allora, non so se lo sapete, però il prezzo di questa palette, comprensiva del pennellino ovviamente dell'Urban Decay, è 40 euro da Sephora e è di nuovo in vendita, l'ho già vista è già 3 o 4 mesi che la vedo in vendita da Sephora e vi faccio vedere l'assoluta scrivenza di questi ombretti. Sono veramente degli ombretti eccezionali. Chi dice che questi ombretti non sono paragonabili ai MAC dice una bugia totale perché sono veramente degli ombretti eccezionali. Perché? Perché secondo... Oddio, ho sporcato tutto.
Perché secondo me sono assolutamente paragonabili ai Mac? Perché hanno una texture molto molto sottile, come appunto gli ombretti MAC, cosa ad esempio che peccano un pochino gli ombretti Essence, ad esempio, che hanno una texture. Guardate, pur avendo, essendomi pulita, vedete che rimane. Lo sporco, vabbè, cioè il setto rimane molto pigmentato. Allora, hanno una texture veramente molto sottile, cosa che ad esempio peccano un pochino gli ombretti Essence o comunque gli ombretti low cost, nel senso che sono molto 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 farinosi. Questi non sono così, gli unici che sono un po' farinosi sono quelli glitter, vedete, appena appena, perché ovviamente hanno una texture un goccino più grossa, però rimangono comunque degli ombretti di assoluta ultrapigmentazione. Hanno appunto questa texture eccezionale, hanno una pigmentazione veramente invidiabile da qualsiasi brand e non ha assolutamente nulla, ma nulla da invidiare agli ombretti MAC che costano sicuramente molto di più. Va bene che questa comunque è una palette e quindi costa meno, però rimane comunque una palette abbastanza ca cara, per modo di dire, perché comunque fate conto sono 1, 2, 3, 12 colori più il pennellino più l'Urban Decay a 40 euro. Quindi sinceramente vi posso dire che io me ne sono innamorata. Perché? Perché spesso io non sono in casa in questo periodo, lo sapete, cioè nell'ultimo periodo, scusatemi. Perché io spesso negli ultimi periodi non sono a casa, lo sapete perché vado dal mio ragazzo, sto spesso dal mio ragazzo i weekend o comunque nei periodi in cui posso andare e non mi posso portare dietro tanti trucchi. E vi posso dire che questa palette qui mi ha risolto qualsiasi problema di portarmi dietro gli ombretti, perché con questa palette ci potete fare tutti i trucchi del mondo, perché ci potete fare gli smoky molto scuri, un trucco nude, ci potete fare una via di mezzo, quindi comunque un colore molto scuro per la piega dell'occhio e un colore molto chiaro. Avete la base già all'interno, potete creare degli eyeliner. Vengono bellissimi, infatti se vedete su questo qua, e non ci ho passato le dita, però prima c'erano le strisciate lunghe, perché col pennellino da eyeliner mi sono fatta le linee da eyeliner. Non è questo in questo caso, però mi sono fatta tranquillamente le linee da eyeliner e vengono benissimo. Quindi ragazze, io vi dico la mia, è una palette eccezionale. È eccezionale perché secondo me è utilissima per tutte le persone, perché contiene colori molto molto neutri. Colori che possono essere utilizzati da tutti in tutte le occasioni, perché ci sono dai colori più shimmer a quelli meno shimmer e sono veramente ultra pigmentati. Ce n'è bisogno di pochissimo prodotto perché tingono tantissimo. Quindi, ragazzi, veramente io sono rimasta sconvolta perché non me lo aspettavo proprio una cosa del genere. Non pensavo, non mi, ve lo dico, io non mi piaceva, non mi interessava proprio questa palette. Quindi, se vi posso dare un consiglio e passate da Sephora, fermatevi un attimo e dategli un'occhiata. Magari gli date un'occhiata, swatchate qualche colore, vedete se vi piacciono e tutto il resto, però un'occhiata la merita questa palette, soprattutto adesso che è ritornata ed è facile da reperire, perché comunque io ho visto dalle Sephora in cui sono andata anch'io, c'erano 20 palette, comunque 10 palette, comunque ce n'era per tutti i gusti, ecco. Quindi niente ragazzi, vi volevo soltanto dire la mia su questa palette che è stata tanto discussa e niente, spero che questa review vi sia utile, se avete domande o cose del genere fatemelo sapere, io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video, ciao a tutti!